eccoci insieme, buongiorno, buongiorno Valentina. Buongiorno, eccoci. Allora, a tutti voi. Apriamo subito con quella che è la nostra puntata di Uno Mattina Estate. Siamo un po' a metà strada tra Piero Angela e Roberto Giacobbo. Abbiamo messo indietro le lancette dell'orologio di 28.000 anni. Quella che state vedendo è una giovane donna incinta che viene seppellita in una grotta scavata dal mare a Santa Maria di Egnano, sulle colline di Ostuni. E questa donna è ritenuta dagli archeologi la mamma più antica del mondo e oggi noi vi vogliamo raccontare la sua storia. Attenzione, questo è un calco che riproduce fedelmente la posizione in cui è stata seppellita durante l'età della pietra. E lo scavo e il restauro di questa testimonianza veramente unica nel suo genere è stato realizzato dal professor Donato Coppola, che è qui in studio con noi, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Bari. Benvenuto. E come vedremo, molte delle informazioni su questa giovane madre le dobbiamo ad Alessia Nava, qui vicino a me, dottoranda alla Facoltà di Biologia Ambientale della Sapienza di Roma. E in questo viaggio affascinante nel passato ci accompagnerà il professor Valerio Massimo Manfredi, archeologo, autore di bestseller di carattere storico, che è in collegamento con noi da Bologna. Allora io partirei dal professor Coppola. Comunque, quello che stiamo vedendo è il calco che riproduce fedelmente la posizione e l'abbigliamento con il quale fu sepolta la donna di Ostuni. Allora, in che condizione erano i reperti che avete trovato all'interno di una grotta, giusto? Certo, nella grotta di Agnano, ed i reperti erano in una breccia calcarea compatta. Sì. Quindi scavare queste testimonianze è come scavare nel cemento. E abbiamo tirato fuori i resti che si sono dimostrati subito di eccezionale interesse, perché è una donna sepolta di 28.000 anni fa con i resti del feto quasi a termine, che è importante da un punto di vista paleantropologico, come vedremo, e da un punto di vista culturale, perché è una sepoltura di una donna divinizzata, cioè vestita come l'immagine che loro avevano della grande madre paleolitica, a cui chiedevano un'offerta propiziatoria con la deposizione intorno di resti di cavallo e uro, che erano gli animali di cui si cibava. Ma come siete riusciti a ricostruire la sua storia, e in base a cosa? Con lavoro, con lavoro. 25 anni di lavoro, perché noi abbiamo tagliato questi blocchi all'interno della breccia, li abbiamo portati in museo, li abbiamo analizzati, identificati, scavati, ricostruiti, e in una situazione eccezionale di rinvenimento, perché tutto quello che c'era intorno si riferiva solo alla sepoltura, perché al di sotto c'erano dei livelli sterili, abbiamo potuto ricostruire questo mondo che ha a che fare con questa tragedia, poi, perché è una tragedia. A noi archeologi ci rende felice, ma questa è una tragedia per lei, che ha perso, erano popolazioni che avevano una vita non molto lunga, e quindi per loro la sopravvivenza era importante. Ecco, proprio a proposito di ricostruzione della vita, di com'era la vita di questa donna, Valerio Massimo Manfredi, che idea vi siete fatti voi, e quanto entra in gioco anche l'immaginazione nel lavoro dell'archeologo quando si parla di età così antiche? Ma io zero, direi. L'immaginazione non c'entra con la comunicazione scientifica, anzi, bisogna rifuggirne. L'archeologia è una branca della storia, la storia ha l'onere della prova, come in tribunale deve giustificare tutto quello che dice. Per questo quelle comunicazioni hanno un apparato di note, un apparato bibliografico, un apparato tecnologico e quant'altro. Può esserci una certa intelligente creatività nell'archeologia, come in qualche campo dell'ingegno umano, che è tutta un'altra cosa, però. Caro professore, quanto è importante questo ritrovamento nel presente? Nel presente? Domanda, poi risponderà anche lei, volevo chiedere al professor Manfredi. Ma nel presente, qualunque cosa che noi riusciamo a sapere del nostro passato è importante, è fondamentale. Cioè, chi siamo, da dove veniamo, le solite domande. In questo caso è un aspetto di un periodo remoto della vita, del costume e della religione o delle credenze, delle ritualità. Sono sempre brani, brandelli a volte del nostro passato, con il quale c'è in qualche modo una continuità. Quello che riguarda loro riguarda noi. Prego, voleva dire.
No, l'importanza, ripeto, dell'interpretazione deriva dal fatto che questa donna ha in testa una cuffia di conchiglie ocra rossa con 650 conchiglie e 8 canini di cervo, bracciali ai polsi e agli avambracci, e intorno sono stati collocati intenzionalmente resti di cavallo e uro, che sono gli animali di cui si cibavano queste popolazioni. Per cui tutto il discorso acquista un'importanza fondamentale, in quanto dopo il rinvenimento di un ciottolo con un motivo a tratteggio, che noi possiamo vedere anche sulla bacheca, ecco, siamo in una fase un pochino più recente, lì vediamo le conchiglie forate, ci permette di capire come questa gente avesse elaborato anche un linguaggio simbolico grafico per identificare la grande madre. Perché? Perché questa donna così addobbata si assomiglia molto alla Venere di Willendorf, che è una statuina trovata in Africa, ma ce ne sono tanti in Europa dell'Est simili, che ha in testa un copricapo di conchiglie, ocra rossa e bracciale ai polsi. Motivo ricorrente. Però molte di queste informazioni sulla vita o sull'età di questa donna ce l'ha date Alessia, con uno studio molto molto particolare. Se vuoi ci puoi dimostrare cos'è che hai analizzato, soprattutto nel feto del... Esatto. Allora, noi abbiamo utilizzato tecnologie all'avanguardia per guardare dentro i denti del feto, sì, senza distruggerli. Qui vedete un esempio di alcuni dentini, no? Di un'età comparabile a quelli che sono quelli del feto di Ostuni, ma di cui vi parlerò tra poco. Allora, devo dire che questa ricerca, fatemi dire con una punta di orgoglio, tutta italiana. Okay, è frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Biologia Ambientale della Sapienza Università di Roma, il Museo delle Civiltà di Roma, il gruppo SIRMEP del Sincrotrone Elettra di Trieste, l'ICTP di Trieste, l'Università di Bari e il Museo di Ostuni. E quindi diciamo un grande lavoro di gruppo. Torniamo ai denti del feto. Quello che abbiamo fatto è al sincrotrone fare una TAC, come quella che conoscete tutti, ma ad una risoluzione molto maggiore. Per intenderci parliamo di qualche millesimo di millimetro, quindi siamo riusciti a guardare le strutture microscopiche dello smalto del dente, quindi all'interno del dente. E le informazioni che avete recuperato? Allora, molti non sanno, ma i denti iniziano a formarsi prima della nascita, molto prima della nascita, al terzo quarto mese di gravidanza, quindi sono all'interno della mandibola e si accrescono un po' come gli alberi, no? Per anelli consecutivi, che a noi danno una scala temporale in giorni nei denti. Quindi quello che abbiamo fatto con il sincrotrone è visualizzare questi anelli e contarli per capire cosa fosse successo al feto e quindi alla mamma che lo portava in grembo durante la gravidanza. Quello che abbiamo scoperto è che la mamma e il bambino sono morti tra la 31esima e la 33esima settimana di gravidanza. Abbiamo visto che gli ultimi due mesi di gravidanza sono stati difficili per entrambi gli individui, perché abbiamo identificato tre episodi di sofferenza a cui sono andati incontro mamma e figlio, dati da degli anelli, diciamo, microscopici un pochino diversi, no, da quelli che osserviamo in condizioni normali. Li abbiamo potuti contare, cronologizzare, quindi dire quando sono avvenuti, e gli ultimi due mesi di gravidanza tre episodi riferibili a una malattia della mamma sono accaduti, che hanno portato probabilmente alla morte di entrambi gli individui. Abbiamo visto che la mamma probabilmente si alimentava in maniera normale, perché il bambino è cresciuto in condizioni normali fino alla morte, e soprattutto abbiamo trovato che quella che conferma una nostra ipotesi di ricerca che stiamo cercando di proseguire, che i tempi di accrescimento nel passato, tempi di accrescimento in utero, fossero un pochino più rapidi di quello che si osserva nei bambini di oggi. Quindi queste sono importanti informazioni. Da una parte ci sono queste informazioni, dall'altra, come diceva lei, ci sono oggetti, no, che sono stati ritrovati. Certo. Abbiamo visto queste conchiglie che formavano una sorta di... ci vogliamo avvicinare. Sì. Queste piccole conchiglie formavano una sorta di copricapo? Ce n'erano 650. 650? Sono ciclope nerite, è una conchiglietta marina attualmente estinta lungo la nostra costa, ricoperte da ocra rossa, e formavano il copricapo che addobbava il cranio della donna di Ostuni. E questi altri oggetti? Questi altri oggetti ci dimostrano come da 28.000 anni fa la grotta fosse già un luogo cultuale, lo sarà alla fine nel Mesolitico ancora con le pietre incise, ma addirittura noi abbiamo questa testa di idolo cicladico, che è una rarità assoluta,
probabilmente un battello proveniente dalla Ricicladi è andato nel luogo sì. di culto della Grande Madre. Poi c'è un grande tempio di Demetra d'età classica e questa come ultima testimonianza una bamboletta medievale nel 1400 quando il santuario era dedicato alla Vergine e una bambina aveva comprato la bamboletta alla fiera e l'ha persa nella sede del santuario. Quindi insomma sono oggetti che raccontano un po' anche la vita quotidiana, certo, no? Di questa famiglia. Valerio Massimo Manfredi, 30.000 anni fa, da 1 a 10 nella scala dell'immaginario, del piacere che un archeologo possa mai provare nel corso della sua esperienza, questa come la possiamo collocare? Ma sai, io non mi sono mai occupato di epoche così remote, ma questa è una scala, possiamo metterla a 10 perché io non vedo quello che descriveva il professore prima, non vedo gli oggetti, non vedo il reperto, quindi mi è molto difficile parlare. Tuttavia, da quello che sento dire, è una scoperta straordinaria, mai effettuata prima e quindi di importanza enorme. Gli studi proseguiranno sicuramente. Pensate quanto si è studiato sull'uomo del Similaun, che è di ieri, potremmo dire, in confronto. E su questo naturalmente si cimenteranno tutti gli studiosi del mondo, e quindi complimenti ai rinvenitori, ai ricercatori che hanno fatto veramente un lavoro straordinario, è veramente stupefacente, è molto 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 importante. Un lavoro straordinario, avete fatto anche altre scoperte, perché questo ritrovamento è avvenuto all'interno della grotta. Di questa grotta avete scoperto dei segni grafici, come li possiamo chiamare? Sono i segni grafici di cui parlavamo in precedenza, che secondo una mia interpretazione sono il segno della croce per i cristiani. Per i paleolitici il motivo a tratteggio parallelo è un motivo che identifica la Grande Madre con l'ocra rossa al ricordo di queste fasi più antiche. L'anno scorso abbiamo trovato un'area che abbiamo calcato di circoli con deposizioni di fauna e 60 pietre incise con motivo a tratteggio. Se andiamo nella grotta di Lascaux in Francia, uno dei nessi più semplici è il cavallo, l'uro che è il bisonte, è un motivo a grata che faceva impazzire le Rohagurane e non riusciva a capire quale fosse il significato. È lo stesso che noi documentiamo con la sepoltura, la donna addobbata come la Grande Madre, i cavalli e gli uri messi intorno. Quindi un criterio di identificazione dell'arte preistorica e di interpretazione in funzione magico-propiziatoria per la sopravvivenza del gruppo. No, ma la scienza è in continua evoluzione, quello che valeva un anno fa poi viene automaticamente sorpassato da innovazioni tecnologiche. Avete scoperto tutto quello che era possibile scoprire, considerato quello che è lo stato d'arte della scienza oggi, oppure dietro l'angolo c'è qualche cosa? Beh, molto è stato fatto, ma molto c'è ancora da fare, molto si può fare Timo. Ancora su questi resti. Allora, cose già fatte, oltre a questo studio appunto che abbiamo effettuato sui denti, sono la datazione al carbonio 14 sui resti della madre. Ma fin qui non ci stupiamo. Quello che si può fare è andare a studiare, che è poi un progetto appunto il DNA del feto, sui resti del feto, per andare a comprendere l'ascendenza paterna. Ma anche qui con Michael Crichton e Jurassic Park andiamo oltre, diciamo, teniamoci sulla scienza con i piedi per terra e possiamo andare a vedere sempre sulla madre lo studio degli isotopi, stabili dello stronzio, del carbonio e dell'azoto, per andare a vedere come si nutriva, come si alimentava la mamma e la sua mobilità sul territorio. Quindi questo non è poco, ma no, decisamente non allora, dicevamo, poco. Una scoperta tutta italiana ed è bene che venga mostrata anche al mondo intero e partirà certo. A breve, qual partirà è l'itinerario? Per Halle in Sassonia, dove c'è una grande mostra sul Paleolitico e dove, rileggendo la lettera del direttore del museo, mi raccontava, sono stato al Museo d'Ostuni, ho visto la splendida presentazione, ce la deve prestare perché deve essere il nucleo di base insieme ad altre sepolture europee per questo affresco sul mondo dei cacciatori del Paleolitico superiore europeo. Allora, Valerio Massimo Manfredi, in collegamento da Bologna, siamo in chiusura. Lei si è occupato di molte epoche storiche e anche mitologiche. Qual è quella più affascinante a suo avviso? Ma guardi, io
Io vorrei completamente staccare quella che è la narrativa da quella che è la ricerca scientifica. Ma questo è chiaro, si evidente. Tratta di cose molto molto diverse. Io non credo, almeno personalmente, non saprei dire, non c'è una, per me un periodo più affascinante di un altro. La conoscenza è tutta affascinante. Come se le avessi banalmente chiesto vuole più bene alla mamma o al papà, le chiedo scusa, ma sa. No, cioè, su tutte e due, diciamo, tutte e due le attività fanno parte del corredo intellettuale di una persona, sia come lettore che come autore, ma anche e soprattutto come ricercatore. Grazie, continueremo a leggere quello che lei ci fornirà e continueremo a seguire le vicende di questa mamma. Adesso che farete? Su quale altro lavoro state? Adesso noi continuiamo la stratigrafia partendo dal Mesolitico e purtroppo la mia equip, che stamattina doveva essere già al lavoro per ripulire lo scavo, iniziamo oggi lo scavo, stanno tutti al bar a vedere la vostra tela. Va bene, adesso vanno. È finita questa dopo parte. Dopo tutto questo lavoro, un momento di pausa, sti ragazzi che lo vogliamo fare. Adesso iniziamo a lavorare. Chi ben comincia? Beh, sicuramente. Grazie per essere stati con noi, complimenti.